tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come avrete intuito, si parla di nuovo di retro gaming. Ma questa volta ragazzi alziamo l'asticella. Porto sul canale ragazzi un prodotto di livello più alto rispetto a quelli visti fino adesso, nel senso che è una cosa ancora più specifica proprio per gli amanti del retro gaming. E forse non solo, perché comunque è un prodotto ragazzi che veramente merita di brutto. È un mini bar top, cioè un piccolo bar top, quindi che si può mettere ovunque in casa, però con l'aspetto di un vero bar top. La cosa ragazzi interessante ovviamente è la dimensione, che lo rende praticissimo. Abbiamo un display da 10 pollici, quindi né grande né piccolo, ma bellissimo per poterci giocare. E abbiamo la nostra console con tutti i tasti, cioè quello che ci serve per riprodurre un vero bar top. Ovviamente questi ragazzi della OGC poi producono anche bar top di dimensioni vere, con monitor da 22 pollici, però davvero questi ragazzi della OGC hanno un catalogo di proposte veramente svariato, sebbene lo fanno a tempo perso per passione alla sera dopo il lavoro, quindi tanta sbatta, perché quando lo fai così per passione, come per me il mio canale YouTube, cioè veramente tanta roba, cioè vale il doppio quello che si fa. Quindi ragazzi, vi sto dicendo, quindi abbiamo questo mini bar top. In questo caso ragazzi abbiamo un aspetto grafico che riproduce tutto il mondo Mario, però loro ragazzi ve lo fanno come vogliono. Se voi lo ordinate, richiedete, che ne so, che ci sia qua la foto del vostro cane, loro ve lo fanno con la foto del vostro cane. Se lo volete con diciamo l'aspetto di un altro videogioco, ve lo fanno con l'aspetto di un altro videogioco. Se lo volete con sulla vostra macchina preferita, ve lo fanno con la vostra macchina preferita. Se lo volete con su Cristiano Ronaldo, ve lo fanno con su Cristiano Ronaldo. Quindi ragazzi, la cosa bella è che oltre a costruire questo mini bar top, ve lo fanno anche esteticamente come volete. Anche i tasti ve li mettono con il colore che volete, se volete quelli con il simbolo di un giocatore o due giocatori, se li volete tutti blu, se li volete, cioè veramente ragazzi potete farlo come volete. Ovviamente all'interno abbiamo sempre il sistema operativo Olga, che poi è quello che diciamo accomuna tutti i loro dispositivi, perché il sistema operativo, essendo loro, lo installano su ogni dispositivo che hanno. Quindi che abbiate una console portatile, che abbiate la console da salotto, cioè questa, quella che vi avevo già fatto vedere in un altro video, o che abbiate un bar top di quelli grandi, cioè qualsiasi loro prodotto comunque si accomuna per il sistema operativo Olga. Ovviamente qua non ve lo sto a far vedere nel dettaglio, perché ve l'ho già fatto vedere nel video, poi magari vi lascio la scheda sopra in descrizione, dove avevo fatto vedere la prova di questa mini console da salotto e il sistema operativo. La stessa cosa nella portatile, perché comunque avevo fatto il video anche dove ho fatto vedere la loro piccola portatile con display da 3,5. E adesso ragazzi questo bellissimo mini bar top. Quindi torniamo a questo prodotto. Abbiamo all'interno quindi il sistema operativo Olga con più di 20 emulatori. Ve li faccio vedere giusto un attimo per farvi. Abbiamo tutti gli emulatori come li abbiamo, adesso non so se li vedete bene da questa videocamera, tutti gli emulatori uguale, tutto identico agli altri loro dispositivi. Adesso ve lo faccio vedere anche dietro, perché ragazzi merita tantissimo. Anche dietro ragazzi, guardate che figata. Abbiamo due casse che ruzzano di brutto, quindi ci si può immergere totalmente nel gioco. Abbiamo una ventola illuminata con un LED blu, fighissimo anche quello, quindi tutto l'interno è raffreddato benissimo da questa ventola. Qua abbiamo l'interruttore per accendere e spegnere il nostro dispositivo, ovviamente il cavo da attaccare alla corrente, e qua abbiamo una presa USB. E anche questa ragazzi è una cosa interessante, perché qua abbiamo una presa USB comodissima e ci possiamo attaccare un altro controller tipo questo, ok, che ha la sua presa USB, lo andiamo a attaccare e possiamo giocare in due giocatori. O se non abbiamo un controller di questo tipo, possiamo tranquillamente prendere un pad tipo questo. Loro li vendono sia in versione Bluetooth che in versione solo col cavo. Comunque in tutti e due i casi lo andiamo ad attaccare. Se è in versione Bluetooth possiamo giocarci anche senza collegarci il cavo, o meglio lo colleghiamo, lui lo rileva, poi lo possiamo staccare, da lì in poi possiamo andare a usarlo in totale libertà, cioè senza nessun cavetto. Quindi possiamo giocare in due giocatori, uno con un pad e uno con il mini bar top, o nel caso ne avessimo uno con il cavo, attacchiamo il cavo e giochiamo tranquillamente con questo collegato con il nostro cavo USB. Allora ragazzi, adesso volevo farvelo vedere all'interno, perché comunque è curioso anche vedere come sono costruiti questi mini bar top.
Allora, ovviamente abbiamo la chiave per andare ad aprire la serratura ed ecco che abbiamo aperto il nostro mini bar top. Adesso ragazzi, per farvelo vedere da vicino, lasciando dentro la chiave, prendo l'Osmo Pocket così ve lo faccio vedere da vicino com'è. Ragazzi, guardate come comunque è curato nei dettagli, nel senso è fatto molto molto bene. Vi ricordo che i tasti sono tutti tasti di altissima qualità e anche ovviamente il joystick, quindi non, se si dovesse danneggiare un tasto o meno, non si butta via tutto il tasto, ma si va a cambiare solo il micron del contatto, perché comunque questi tasti sono con componenti sostituibili. Quindi ragazzi, cosa dirvi, guardate, e veramente ragazzi è fighissimo. Quindi vi ricordo che se uno lo vuole acquistare, lo può acquistare e viene personalizzato. E in più ragazzi, se ne volete uno con il monitor da 22 pollici, cioè quello che riproduce praticamente quello che era più o meno un bar top, diciamo da sala giochi, ve lo fanno anche così. Quindi ragazzi, avete visto come sono fatti all'interno questi loro mini bar top della OGC. Adesso lo vado a richiudere. Eccolo qua, abbiamo richiuso, a girarlo di qua. Ok, allora ragazzi, quindi ragazzi avete visto che catalogo che hanno questi due ragazzi dall'OGC. Adesso vi porterò sul canale anche un'altra cosa che mi dovrebbero mandare per farci il video da portarvi sul canale per farvelo vedere, che è un prodotto tipo questo ma con all'interno già la console, quindi un giocatore single player con la possibilità ovviamente di attaccarci un altro di questi o un controller tipo questo come vi ho fatto vedere prima, ma con la console incorporata dentro al joystick, quindi una dimensione del genere con dentro già la console. Quindi per dire, non abbiamo questa console da salotto che si può attaccare dietro la televisione o nel mobile vicino alla TV, cioè dove si vuole, ma abbiamo in quel caso una console all'interno di un joystick così. Poi ve lo porto sul canale appena i ragazzi me lo mandano. Quindi ragazzi, cosa dire in conclusione? Questi prodotti della OGC ragazzi veramente a me hanno fatto innamorare, non solo perché me li danno da provare, perché ok sì, me li danno a provare poi glieli ridò e tutto va bene, però se i prodotti a me non dessero gusto provarli non ci farei neanche così tanti video. Però quando vedo tanto impegno da chi produce questi dispositivi a tempo perso la sera, che sta fino alle 3 di notte per farli, per poterli poi dare ai loro clienti, vedere con che passione lo fanno e vedere comunque il risultato finale, che è veramente tanta roba, perché è un sistema operativo che hanno solo loro, di facile gestione, in continuo aggiornamento. Anzi, adesso a breve, a fine di questo mese, dovrebbe uscire anche un altro aggiornamento del sistema operativo, che è sempre gratuito, quindi collegando i loro dispositivi a una rete Ethernet, il dispositivo si collega e scarica l'aggiornamento. Quindi a fine di questo mese dovrebbe uscire un altro aggiornamento, perché comunque ne rilasciano spesso e continuano a modificare anche sulle segnalazioni dei clienti cosa andare a modificare nel loro sistema operativo. Quindi ragazzi, spero di avervi fatto vedere bene cosa sono in grado di fare questi due ragazzi della OGC, cosa sono in grado di darvi come scelta di prodotti. Ovviamente non sono finiti qua, però ragazzi, vi lascio i link in descrizione del loro sito, del loro contatto Telegram, cioè dove potete andare sia a contattarli che andare a vedere tutto quello che loro producono, così li contattate, vi fate fare un preventivo o solo per informazione, chiedete quello che volete. Loro ragazzi sono disponibili e gentilissimi. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere questo fantastico mini bar top da 10 pollici della OGC vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale per non perdervi neanche un video, un volo, un test, una recensione, tutto quello che su questo canale arriva frequentemente. Ciao.